Sindaco, oggi un consiglio comunale importante, si parla di questo riequilibrio finanziario, qual è la situazione? Oggi sicuramente l'odierno consiglio comunale è molto importante perché il piano di riequilibrio economico finanziario che approveremo è destinato a vincolare per 10 anni questo comune. Attualmente sono in corso un po' di, come dire, schermaglie procedurali, si può dire così, ma è coerente con una seduta importante che credo andrà oltre la giornata odierna. In ballo c'è naturalmente il risanamento dei conti dell'ente e il perseguire una via che è quella in qualche modo disciplinata dalla legge, che significa attenzione alla finanza pubblica. Vi aspettate anche una opposizione collaborativa da parte del centrodestra? Beh, considerando che l'alternativa alla mancata approvazione è, diciamo, il default dell'ente o il suo fallimento, è chiaro che credo che nessuno voglia arrivare a questo. Poi sicuramente abbiamo avuto delle interlocuzioni, diciamo, interessanti con l'opposizione, nel senso che c'è stato un confronto vero, ci sono delle osservazioni che ci sono mosse, diciamo, noi sostanzialmente non abbiamo difficoltà a concentrarci nella discussione sul merito. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha reso un parere favorevole condizionato, cioè significa che bisogna rispettare alcune condizioni. La più significativa delle condizioni è la seguente, cioè noi diciamo di spalmare il disavanzo di amministrazione, che è una somma enorme a causa del riaccertamento dei residui che abbiamo svolto, dell'analisi dei debiti effettivi e potenziali. Questa somma, dicevo, di 50 milioni, noi chiediamo di spalmarla in 28 anni anziché 10, sulla base di, diciamo, certe applicazioni analogiche delle norme esistenti. Tuttavia la testa è destinata ad essere tagliata al toro perché è in arrivo un decreto ministeriale che chiarisce in modo definitivo questo aspetto e quindi siamo tranquilli per l'iter che attende il piano.